Abbiamo gli ospiti in studio, intanto li vorrei salutare. Buongiorno Don Giovanni. Buongiorno e buona domenica. È il presidente della Prologo, Salvatore Maesano, buongiorno. Buongiorno. Eccoli qua. Con loro parleremo un po' di tante cose, quello che poi andremo a vivere quest'estate, ma quella più recente, quella che stiamo per vivere, organizzata dalla parrocchia Santa Nicola di Bari e Santissima Annunziata di Rogudi, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Dal 24 giugno, 1 e 2 luglio 2018. Don Giovanni, prego. Anzitutto, il 24 giugno alle ore 8:30 ci sarà il pellegrinaggio al Borgo Antico di Rogudi. Ecco, sono già state messe a disposizione da parte del Comitato Festa tre pulmini già pieni e partiranno dalla piazza comunale. Alle 11:30 ci ritroveremo per la Santa Messa, ci sarà il Rosario e la Santa Messa presieduta da Don Giovanni Gattuso, arciprete di Montebello di Masella, che io ringrazio per la sua disponibilità. Dopodiché ci sarà, e questo è anche un momento di comunione e di festa, ecco, mangeremo assieme e poi ci saranno festa con tamburelle e organetto. E anche questo è un momento molto bello, anche perché la festa che ci accingiamo a fare, a celebrare in onore di Maria Santissima delle Grazie, ci permette di vivere nello spirito della comunione e del volerci bene, che è quello l'obiettivo. Ecco, stare assieme, ritrovarci e volerci bene. Anno per anno, comunque, Don Giovanni, questo pellegrinaggio è sempre più pieno di persone, cioè voglio dire, arrivano. Sì, arrivano più Quindi persone. diciamo Vorrei, che. grazie anche alla vostra presenza, perché sarete pure voi presenti a questo momento. Ecco, ogni anno è sempre più sentito, la gente proprio ci tiene a ritornare, nei propri posti, della propria infanzia, ecco, per stare assieme, anche perché è un bel posto dove tu fai esperienza di Dio, ecco, nel silenzio della natura tu fai esperienza di preghiera, ma anche l'esperienza dello stare assieme. Meraviglioso, meraviglioso perché io adesso è da un bel po' di anni che seguo questo pellegrinaggio tramite Radio Studio 95 e Melito TV, devo dire è incantevole. Io l'invito che vi faccio è venite perché non perderete sicuramente il vostro tempo. Quando vedremo il pranzo, ecco, Il pranzo. ci sarà il piatto tipico che è la carne di capra, poi ve ne può parlare anche Salvatore Maesano, presidente della Prologo. Poi, domenica 1 luglio alle 10 la Santa Messa e poi il 2 luglio alle 18 l'altra Santa Messa solenne con la partecipazione di tutti i portatori, ecco, l'invito già da ora a partecipare e a seguire la processione dell'effigie Maria Santissima delle Grazie con la partecipazione di tantissima gente e anche di tutto il comune, del sindaco e di tutta la giunta comunale. Questo per quanto riguarda la parte La religiosa, parte religiosa, dunque, sì. ma con i festeggiamenti civili ne parliamo con il Sì. presidente, perché sono loro la Prologo che organizzano tutto quanto e gli faccio i complimenti perché Rogudi, adesso insieme a tutti i rogudesi, ogni anno siete sempre più in, come Grazie, no, dire. cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma, cerchiamo di essere attenti a quelle che sono le tradizioni del posto, di portarle avanti e di viverle e farle vivere anche a chi ci vuole dare una mano e che ci segue. Ecco, quindi parleremo adesso dei festeggiamenti civili in onore di Santa Maria Santissima delle Grazie, poi magari diremo qualcosa per l'estate che state programmando più Sì, avanti. certamente. Sì, per quanto riguarda i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, inizieremo, come già ha detto Don Giovanni e Filippo, il 24 giugno con il pellegrinaggio a Rogudi Antico. Il pellegrinaggio si partirà davanti alla piazza comunale di Rogudi dalle 8:30, arriveremo a Rogudi Antico dopo un'ora, un'ora e mezza, e qui assisteremo alla Santa Messa. E poi avremo un momento conviviale insieme, la tipica carne di capra cucinata Squisita, alla squisita. pastorizia, ecco, viene definita proprio la carne dei pastori perché è cucinata in modo tradizionale con ingredienti tradizionali. Quindi staremo insieme, chiacchiereremo, faremo amicizia e balleremo a suono Di Il tamburello tamburello organetto. organico, come si faceva una volta, senza grandi nomi, Così, senza insieme, uno tutti. spettacolo preparato, ma quello che verrà al momento. Quindi sicuramente ci divertiremo e sicuramente passeremo un momento
religioso di amicizia importante. Venite in tanti e vi aspettiamo. Per quanto riguarda poi invece... Scusi, Presidente, voglio dire, se qualcuno vuole adesso venire, che deve fare? Come, chi deve contattare? Se qualcuno volesse aggiungersi... Può contattare il responsabile della parrocchia, che stanno prendendo le prenotazioni per i pulmini. Avremo 3 pulmini che sono però già pieni, quindi consiglio a chi... Venire in macchina, seguire i pulmini allora. Sì, sì, quindi adesso sì, nei pulmini non c'è più posto. Nei pulmini non c'è più posto, però... Però possono seguire. Possono seguire i pulmini, la strada è sicura, è stata sistemata ecco, questo in questi è giorni, pure... quindi si può arrivare tranquillamente. Quindi non c'è più possibilità di inserire... prenotazione nei pulmini, no, purtroppo no. Sono tutti... Se no dovremmo prendere un altro pulmino. Sì, è tutto molto complicato perché bisogna prenotarli... esatto, prima. Quindi certo. Siamo organizzati così. Vabbè, quindi la partenza alle ore 8 del 24, domenica mattina, sì, 24 giugno, davanti al comune, al municipio di Rogudi. Sì, proseguiremo poi festeggiamenti civili. Il primo luglio, con la sera del primo luglio, ci saranno giochi in piazza con i ragazzi, curati dalle nostre suore, che ringraziamo perché fanno sempre un lavoro meraviglioso. E dai volontari della parrocchia. Si continuerà alle ore 21:30 con uno spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale, appunto, Palcoscenico 91, Pippo Mafrici. Metteranno in scena una commedia brillante in 2 atti dal titolo Esimenza Miracolosa. Sono sempre molto bravi gli amici di Palcoscenico 91, quindi ci faranno divertire sicuramente. Continueremo poi il 2 luglio con i festeggiamenti religiosi che già vi ha detto Don Giovanni, e con uno spettacolo musicale etnico a cura dei Cardia, quindi ci sarà da ballare, ci divertiremo, ci sarà in piazza da mangiare le pietanze che solitamente prepariamo a Rogudi, tipo la... Ecco, questo ve lo chiedono spesso, caro Presidente, ci saranno i chioschi, ci sarà da mangiare, panini, insomma, che cosa preparate? Sì, sì, cosa avete in mente? Il chiosco della Proloco, perché ecco, come Proloco siamo sempre attenti, cerchiamo di valorizzare sia i prodotti sia le tradizioni tipici calabresi locali, quindi ci sarà il chiosco della Proloco che farà la lestopitta e altre, il panino con la salsiccia, quindi, e altre buone pietanze, insomma. Quindi seguiteci, venite a trovarci, staremo insieme, ci divertiremo, e questo è. Questo è i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Sì, poi ci sarà uno spettacolo a fine serata, alle 24 ci sarà uno spettacolo di giochi pirotecnici molto belli, mi dicono i ragazzi che hanno contattato l'impresa che farà questi giochi quest'anno, mi hanno assicurato che saranno bellissimi, quindi venite a vedere. Venite, quindi vi ricordiamo le date: il 24 giugno pellegrinaggio per Rogudi Antico, ecco, dobbiamo chiamarlo così, non Rogudi Vecchio, Rogudi Antico. Rogudi Antico, vogliono sia chiamato. Ecco. E poi domenica 1 luglio, come ha detto il Presidente, ci sarà la commedia, oltre alla messa naturalmente, la sera, prego. Ecco. E poi vi volevo aggiungere, non so se Filippo vuole che continuiamo adesso o vuole fare un intermezzo musicale, aggiungiamo con un breve accenno a quello no, che facciamolo, sarà... facciamolo di seguito così. Allora, un breve accenno a quello che sarà l'estate rogudese. L'estate, sì. Sinergia con la Prologo e il comune di Rogudi, stiamo organizzando per il mese di luglio-agosto alcune serate che sicuramente saranno interessanti e piacevoli. Vi faccio un excursus veloce perché sennò andiamo... Tranquilli. Fuori il tempo. Abbiamo qualche minuto ancora. Continueremo subito dopo la festa del 2 luglio. Il giorno 3, molto probabilmente, ci sarà. Non molto probabilmente, mi ha confermato stamattina proprio la nostra amica. Ci sarà un saggio di ballo a cura della scuola di ballo Portatore di Campapi, che fa lezione appunto a Rogudi, e faranno questa serata conclusiva dell'anno, insomma sarà una serata piacevole di divertimento, quindi potete partecipare tranquillamente. Giorno 3 luglio, la sera del 3 luglio, segnatevele queste date, vabbè, che poi noi vi aiuteremo a ricordarle.
Giorno 6 invece ci sarà una serata di beneficenza, saranno diversi gruppi presenti, Ciccio Nugera, Icardia e altri gruppi. Vari gruppi, vari insomma, gruppi, che suoneranno. Aiutami a ricordare i Beiche Moro e altri gruppi. Ce ne sono tantissimi. Ci sarà anche la nostra radio, televisione, faremo tutto in diretta. Certo, ci invitata, ma altrimenti lo facciamo adesso. Grazie. Sarà una serata di divertimento e di beneficenza a favore della casa d'accoglienza Donaldo Niccoli, che si trova a Bergamo, è collegata all'ospedale di Alzano Lombardo, e quando i nostri malati, purtroppo c'è questa necessità molto spesso di andare fuori regione per curarsi, quando arrivano i malati del posto, vengono accolti in questa casa d'accoglienza, dove li fanno dormire, insomma li aiutano a superare questi momenti, di necessità. Quindi siamo onorati di partecipare come Proloco e anche come comune. Bene, questa è una cosa bellissima che avete organizzato insieme ai vari gruppi, ecco. Sì. E dicevamo, questo il 6 di luglio. Il 28 luglio ci sarà un'altra serata di teatro, che poi magari ne parleremo in seguito, con magari in qualche altra mattina. Sì, sicuramente, voi potete venire quando volete. Ad agosto abbiamo già tre serate sicure, più altre tre che sono in via dell'estimento. Le prime tre serate che faremo ad agosto sarà il 5, la festa dello sport, la seconda edizione della festa dello sport. L'anno scorso è stato un successo, quindi quest'anno speriamolo sia nuovamente. Il giorno 7 un'altra serata di teatro, e il 9 ci sarà la grande festa della pasta, la terza edizione della grande festa della pasta. Questa è una serata di gusto veramente, quindi non perdetela, ricordate il giorno 9. Brevemente abbiamo detto quello al momento, diciamo che sono queste le date. Comunque un'estate piena qui a Rogudi, grazie alla Proloco, naturalmente al presidente Salvatore Maesano, alla chiesa anche, Don Giovanni, lei che dice? Sì, sì, e anche questa... al signor sindaco e tutta la sindaco, sicuramente, certo. Sì, sì. Lei che dice di queste sono serate che servono. Vengono, perché se ci permettono di stare assieme, perché questo anno la nostra diocesi ha puntato su un tema fondamentale, che è il tema della comunione. Ecco, il vivere in comunione queste serate ci permette di stare assieme ad altra gente, ad altre persone, perché poi quello è lo spirito della comunione e del volerci bene. Anche per questo noi facciamo la festa. Bene, diciamo che per il momento è questo. Intanto vi ricordiamo ancora la data, 24 giugno, partenza ore 8 dalla Piazza Municipio a Rogudi Nuovo, ecco, per poi tutti insieme fare questo bel pellegrinaggio a Rogudi Antico, dove ci sarà la messa, come ha detto Don Giovanni e Salvatore, insomma ci sarà un momento di stare insieme con tutti, di condivisione. Venite, non ve lo perdete, perché è una cosa eccezionale, ve lo posso garantire. Io ci sono stato già da tanti anni che seguo questo, faccio questo pellegrinaggio anche per Radio Studio 95 e Merito TV, però è una cosa piacevole, bellissima. Niente, poi magari più avanti vi faremo vedere, illustreremo ancora l'estate rogudese, che sarà piena. Ci saranno altre novità, immagino. Sì, sì, sicuramente ci saranno sicuramente altre tre o quattro serate che sono in via di preparazione, che poi presenteremo. Quindi va bene, io per il momento è tutto. Ringrazio il caro amico presidente Salvatore Maesano. Grazie a voi. Grazie per averci ospitato e perché ci date una mano puntualmente ogni volta che organizziamo qualcosa. Grazie. Per noi è un piacere farlo, ripeto, ma non perché sono presenti, perché sono delle persone eccezionali, veramente stare insieme a loro è un divertimento. Poi mi dispiace per Don Giovanni, che voglio dire, certe volte non andiamo, vabbè, calcisticamente. È la squadra che non unisce. È la squadra che non abbiamo in comune. Altrimenti mi dispiace perché una gran brava persona Don Giovanni. Ha scelto la squadra sbagliata. Anche lei l'ha scelta qualche sbagliata. Difetto, qualche difetto bisogna pure avere. Io l'ho scelta giusta perché è una squadra vincente. Va bene. Niente, va bene. Don Giovanni, vuole aggiungere qualche altra cosa? Qualche altro minuto c'è? No, niente. Soltanto vi aspettiamo giorno 24. Ecco. Giorno 1 e giorno 2 per la 1 per e 2 luglio, sì, per 1 e 2 luglio. Finire la festa in onore di Maria Santissima delle Grazie. Vi faremo sapere ancora qualche altra cosa più avanti. Grazie per il momento.